Allora, cambiamenti climatici non significano qualche spettacolare effetto speciale al cinema. Cambiamenti climatici significano già oggi un impatto nella vita di milioni di persone, nel loro modo di vivere, nel luogo dove possono trascorrere le loro vite e nel conflitto tra paesi. Ne parliamo con Dan Amos Mastroianni, che è un diplomatico italiano, coordinatore per l'ecosostenibilità della cooperazione e lo sviluppo presso il Ministero degli Esteri. Divulgatore scientifico ed autore di numerosi saggi, ha di recente pubblicato l'interessante libro Effetto Serra, Effetto Guerra. A lui la parola. Buon pomeriggio a tutti, so che siete reduci da una lunga giornata anche di concentrazione e attenzione, quindi esito un po' a riversarvi tutta la complessità. Cercherò di tenerla light e per rendere la vita un po' più facile a tutti vi dico subito qual è l'approdo a cui miro. Per quel poco che ho potuto cogliere, sono stato qui poco, prima ero in un altro evento, sta succedendo una cosa che normalmente succede, cioè quello di considerare le dinamiche umane come riguardanti l'umanità e come un assoluto. Io vorrei provare a riquadrare queste dinamiche all'interno della casa che abitiamo, che si chiama biosfera, e mostrarvi come non è un'opinione politico-etica, è la scienza che ci indica che se riquadriamo la questione migratoria entro la biosfera che condividiamo, dobbiamo concludere semplicemente che l'accoglienza è una scelta non solo etica, ma che ci fa crescere la ricchezza nazionale, sia nei classici termini del PIL, sia in un'accezione più ampia di ricchezza nazionale, di benessere, quello un po' che somiglia al BES. Al contrario, la scelta del muro punta a una perdita del nostro PIL molto marcata, siamo nell'ordine del 10%. Però per fare tutto questo devo partire da molto lontano. E lo faccio con un'esposizione in tre parti. La prima per cercare di accennare all'interdipendenza che esiste fra, non solo fra tutti noi esseri umani, nonostante le distanze, ma fra tutti noi e tutti gli elementi che contribuiscono a comporre questo equilibrio entro cui noi ci manteniamo in vita, che è la biosfera. Una seconda parte per cercare di capire cosa succede se non proteggiamo l'ambiente, perché abbiamo tendenza a considerare che il degrado dell'ambiente sia un problema dell'ambiente, noi casomai possiamo essere osservatori dispiaciuti della perdita di bellezza legata alla sparizione della farfalla con le magnifiche ali blu. E una terza parte che invece mi interessa molto di più condividere, che è di vedere cosa succede se invece dell'ambiente ci occupiamo. Non è mai una buona strategia per uno scrittore di thriller, ma io sono sotto grigio burocrate, quindi me lo posso permettere e anticipo le conclusioni. Se noi non ci occupiamo della casa che abitiamo, andiamo verso una situazione di destabilizzazione rapida e ampia di tutta l'organizzazione umana, che porta a conflitti, porta a migrazione, tutta una serie di altre questioni. Ma la cosa più interessante è che, al contrario, se invece noi ci occupiamo di metterci in sintonia con la nostra casa comune terra, anche se non è il nostro obiettivo, automaticamente creiamo una redistribuzione delle ricchezze che poi è la base per costruire più sicurezza e più giustizia. Proponendovi questa equazione, noi abbiamo sempre pensato che ci fosse un trade-off fra ambiente e sviluppo. Fondamentalmente il nostro pensiero è che noi siamo esseri razionali con un'infinita capacità di progresso, quindi in teoria avremo la potenzialità per espanderci, crescere, svilupparci all'infinito, però che fregatura, abitiamo su un pianeta che ha risorse finite e questo agisce come un fattore di freno rispetto al nostro potenziale. Ecco, questa è una gigantesca panzana che ha orientato male una serie di nostre scelte, che adesso non solo io, ma a livello internazionale stiamo iniziando a capire. La verità è che, incompatibilità con l'equilibrio naturale, le nostre possibilità di sviluppo sono molto amplificate.
Ciò che è incompatibile con la natura non è lo sviluppo ingiusto, è la situazione attuale per cui l'1% dell'umanità controlla grosso modo il 49% delle risorse. Partiamo da qui. Immagino che tutti quanti abbiano presente il film The Matrix. No? C'è qualcuno che non l'ha visto? Non vedo, quindi posso dare per scontato che abbiate presente The Matrix. Scenario: si sono impossessati della Terra delle macchine, dei computer, che invece di sbarazzarsi di noi ci tengono in vita perché serviamo come pile. Cioè, dai corpi umani si trae l'energia per far funzionare queste macchine. Quindi tutti gli esseri umani stesi in una specie di letti da cui viene tratta l'energia, ma non basta mettere un essere umano in coma per essere veramente energetico, deve avere quantomeno l'illusione di vivere una sua vita, che non è reale, viene iniettata dalle macchine come una specie di film proiettato all'interno. Qui c'è un'incoerenza dello scenario, ma senza questa incoerenza non ci sarebbe stato il film. Se veramente avessimo voluto servire solo come delle pile, la soluzione più economica dal punto di vista energetico era iniettare a tutti quanti indiscriminatamente lo stesso sogno che le macchine si sono prodotte una volta sola. E invece no. Nel film, la mia vita soltanto solipsista, soltanto virtuale, iniettata dalla macchina, è interconnessa con l'avventura che le macchine iniettano come sogno ad un'altra persona. Per cui, se io sono virtualmente il macellaio all'angolo, la mia avventura è interconnessa con quella della signora che viene a comprarmi il prosciutto. Allora, per gestire questa interconnessione dinamicamente su scala di miliardi di individui, le macchine hanno bisogno di uno strumento matematico che mette tutto in coerenza, collega tutto, e questa è una matrice. Cos'è una matrice? Una matrice è una tavola piena di caselle. Ciascuna casella ha dei valori, dei numeri. Questa sarebbe solo una lista di numeri. Una matrice si distingue perché ciascuna casella è collegata all'altra da un algoritmo, da una funzione. Vuol dire che se cambia il valore in una casella, di conseguenza cambiano i valori delle caselle collegate e poi a catena cambiano i valori nelle altre collegate, di modo che anche il mutamento di un valore in una casella può a cascata cambiare lo stato generale del sistema. Ve lo spiego adesso perché useremo questa, non vi preoccupate, non metterò né radici cubiche né integrali, però useremo alcune analogie matematiche per capire un po' di cosa parliamo, e il concetto di matrice, ve l'ho accennato attraverso il film, lo ritireremo fuori. Invece, per capire il nostro discorso, possiamo partire da questo. Io immagino che voi abbiate già visto questa foto, perché è stata la prima utilizzata per allertare le coscienze sul problema dei cambiamenti climatici. Quando noi ci troviamo di fronte a una foto di questo genere, si mette in moto una reazione pre-razionale, istintiva, che è di solidarietà. Tenderemo a chiamarla compassione. Non è molto diversa dalla reazione pre-razionale che si mette in moto quando vediamo questa foto. Sono entrambe radicate in un circuito neuronale che l'evoluzione ci ha regalato agli albori della nostra storia di Homo sapiens, che si chiamano neuroni specchio. I neuroni specchio ci consentono di percepire il vissuto dal punto di vista di un altro e quindi creano i fondamenti di un'esperienza che si chiama empatia. Hanno avuto molte funzioni, alcune non proprio benevoli, perché il fatto di essere in grado di percepire la realtà dal punto di vista di un altro, per esempio, ci allertava sulla possibile intenzione del tizio di fronte a me di lanciarmi un sasso in testa. Però facendoci partecipare emozionalmente anche al disagio dell'altro, sono stati anche uno dei meccanismi che hanno portato a quel tipo di solidarietà che poi ci ha consentito di organizzarci come società che cooperano. Sono stati un elemento di questo percorso molto importanti, solo che oggi si sono trasformati in quello che tecnicamente chiamiamo una fregatura. Perché? Perché nel momento in cui l'evoluzione ci ha dato il neuroni specchio, la capacità di empatia, che ci ha anche consentito di collaborare, reagire collaborativamente al disagio di qualcuno, il mondo era un po' diverso per noi. Quel che contava per noi aveva un raggio geografico piuttosto corto. Quindi
Il trucco escogitato dall'emozione per far scattare in noi l'immedesimazione all'altro è legato a qualcosa di molto concreto e presente, cioè la visualizzazione. Noi abbiamo questa immedesimazione che ci porta alla solidarietà fin tanto che lo vediamo il disagio. Quando cessiamo di vedere il disagio, smettiamo di avere questa immedesimazione. Tant'è che voi avrete notato che tutte le campagne televisive di marketing per il bene comune, non so, per il terremoto, per la fame nel mondo, eccetera, sono strutturate alla stessa maniera. Ci sono circa 35 secondi di immagini molto crude di sofferenza, tutte seguite dallo stesso appello. Quando chiedo ai miei studenti che cosa chiedono, mi dicono paga, telefona. Sì, dicono questo, ma dicono tutte quante, avete notato, chiama ora. Perché? Perché i professionisti di marketing sanno che passati 15 secondi dalla visualizzazione dell'immagine di disagio, questa spinta istintiva a cooperare si stempera. E allora succede una cosa che si biforca a seconda che noi abbiamo o non abbiamo una costruzione ideale di riferimento. Se noi non abbiamo una costruzione ideale di riferimento, quello che succede è molto. Ma sì, ma secondo me che l'orso polare lo vedrò forse due volte alla vita, non so. Se invece abbiamo una bella costruzione ideale di riferimento, succede qualcosa di peggiore. Cioè, già è vero, povero orso, povero bambino, dovrei fare qualcosa, ma cosa saranno i miei 2 euro? Sono solo una goccia nell'oceano. Diventa ancora più vizioso perché non solo immobilizza l'azione individuale, ma immobilizza anche l'azione collettiva. Queste sono le radici di un pensiero irrazionale nei confronti della sostanza dei problemi che ci circondano. Perché? Se c'è un biologo in sala, mi perdoni la semplificazione, per ragioni di tempo, ma insomma, se si estinguono gli orsi polari, la nostra prima reazione razionale è sì, mi dispiace, ma non me ne frega niente. Ma la verità è che se si estinguono gli orsi polari, proliferano le loro prede, le foche. Ma le foche sono a loro volta grandi mangiatrici di pesce, quindi questo avrà un'incidenza sugli stock ittici dell'Artico, i quali a loro volta non vivono isolati nell'Artico, hanno delle interazioni con il resto dell'ecosistema marino e si instaura una catena di conseguenze che a un certo punto potrebbe portare all'improvvisa, e poi vedremo perché molto di frequente ci sono degli effetti improvvisi, sparizione di una specie a largo delle coste di un paese in via di sviluppo dove i villaggi hanno per secoli contato su quei pesci. Allora questa gente cosa fa? Stiamo parlando di un via di sviluppo. Ci saranno alcuni più bravi che passano da pescatori a commercianti, qualcuno che riesce a farsi un po' di istruzione e quindi diventa lo scrivano al mercato, così. Ma per la maggior parte delle persone in situazioni di debolezza, quella che si chiama tecnicamente way out, più facile, è l'illegalità. L'illegalità del traffico illecito, l'illegalità del fanatismo e del terrorismo, l'illegalità di una pirateria che sembrava sepolta nei romanzi di Salgari, ma che adesso ha fatto aumentare le misure e i costi assicurativi del trasporto marittimo, e cose del genere. Allora, come descrivere tutto questo? Lo possiamo descrivere in termini della tensione fra caos ed equilibrio. La superficie terrestre, questa meravigliosa macchina che si chiama biosfera, è governata dall'interazione molto fine fra un'infinità di fattori, quelle che potremmo descrivere come una matrice. E un modo per definire la finezza di questa interazione è nelle parole di Alan Turing. Alan Turing è diventato anche lui cinematograficamente famoso, è il protagonista di The Imitation Game, il matematico che ha craccato la macchina Enigma con cui i sottomarini tedeschi comunicavano. Ma a parte essere un bravo decifratore dei codici, Alan Turing era un genio autistico. Si vede che era autistico perché aveva un pensiero molto elaborato, ma a livello comunicazione era proprio bravo. Per dirvi quello che ha detto, enunciando la legge di dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali, devo prendere le spie. Alan Turing ha detto negli anni 50 lo spostamento di un singolo elettrone di milionesimo di millimetro può essere il primo evento di una serie di eventi che porterà l'anno seguente una certa persona a morire o non morire travolto da una valanga. Molto autistico, per fortuna qualcuno ha trovato un'espressione un po' più immaginifica, effetto farfalla, il battito delle ali di una farfalla proprio può essere il primo evento di una serie di eventi suscettibili di sfociare con una gara in Florida. Questa idea, che descrive la componente caotica della biosfera,
ci aiuta molto a capire come siamo tutti legati, ma è scoraggiante. Perché? Perché se la superficie terrestre fosse solo caotica, noi non riusciamo ad organizzarci. Se io fossi un imprenditore edile e vinco un contratto per fare un ponte in una certa valle, ma la tenuta di questo ponte dipende dallo sternuto a sinistra di una formica in Pakistan, è probabile che io rinuncia a fare l'imprenditore. Se io sono un contadino, io non posso fare il contadino seriamente se non posso contare su una prevedibile ripetizione di certi cicli. Per fortuna la superficie terrestre non è solo caotica. Questo caos, che potrebbe prendere direzioni impreviste che si autoamplificano, è imbrigliato dal fatto che ci sono dei cicli fondamentali, il più fondamentale dei quali è l'orbita della Terra intorno alla nostra stella, che è regolare con certe inclinazioni che ci danno le stagioni. Quindi possiamo descrivere la biosfera come una sorta di tensione fra caos imbrigliato dall'equilibrio, e l'equilibrio per noi è assolutamente fondamentale. In assenza di equilibrio, che si manifesta nella prevedibilità di certi cicli, le società umane non riescono ad auto-organizzarsi. Se non c'è prevedibilità, non c'è pianificazione. Ma se lo portiamo agli estremi, neanche la vita può esistere, perché anche una cellula ha bisogno di sapere se la pozza dov'è, sarà d'acqua e non fra due giorni di acido nitrico per, così, per proiettarsi in un'evoluzione. Però per fortuna non è solo caotica. Questa infinita variabilità è imbrigliata da un equilibrio che ci dà la prevedibilità. Noi all'equilibrio tendiamo a non dare valore. Ora, guardo l'economista, mi perdoni la semplificazione, ma per una ragione di comunicazione. Perché è in applicazione di una nota legge economica, quella che fa sì che un'oncia d'oro costa diverse centinaia di dollari, mentre un'oncia d'aria non costa nulla, costa zero. Eppure se ci danno la scelta finale, o oro o aria, noi siamo costretti a scegliere l'aria. In pratica il valore che noi diamo ai vari beni e servizi non è proporzionale alla loro oggettiva utilità, ma è proporzionale a una percezione di scarsità o ad alcuni valori culturali, per cui alcune società hanno valore alle conchiglie, non so. Diciamo, è più funzione di una percezione di scarsità che altro. Cosa succede? Che questa prevedibilità, da quando l'umanità si è organizzata nella forma che noi conosciamo, cioè dall'avvio della rivoluzione agricola dopo la fine dell'ultima glaciazione, Madre Terra ce l'ha data in grande abbondanza. Quindi, quando noi abbiamo un bene in abbondanza, lo diamo per scontato, non gli diamo un prezzo, non gli diamo un valore. E questo è vero a livello collettivo. L'economia ha integrato l'equilibrio come una condizione di funzionalità. Però sono, ci sono dei giorni nell'anno in cui noi tipicamente ci facciamo dei propositi, un compleanno, a Capodanno, eccetera. A meno che in questa sala non ci sia un buddista zen, mi immagino che il nostro compleanno, cioè il prossimo anno, voglio essere in equilibrio. Abbiamo degli obiettivi che sono più di espansione, crescita, miglioramento, eccetera, eccetera. La nostra percezione è che questi obiettivi, che sono dinamici, siano in realtà in contrasto con l'equilibrio, perché concepiamo l'equilibrio come qualcosa di statico, immutabile. Ma se vogliamo migliorare, questo migliora. In realtà esiste un equilibrio dinamico, cioè è possibile mantenere la crescita, lo sviluppo, eccetera, in coerenza con l'equilibrio. Anzi, senza l'equilibrio noi non possiamo né crescere, né espanderci, eccetera, perché viene a mancare la prevedibilità e quindi l'organizzazione possibile. Non gli diamo valore perché l'abbiamo avuto in abbondanza, ma appena viene a mancare il valore lo troviamo subito. Ho detto che da quando si è avviata la rivoluzione agricola, grosso modo abbiamo ricevuto in abbondanza, sono state le fluttuazioni. Però non è stato dappertutto così. Per esempio, c'è una zona del mondo dove questa prevedibilità è meno solida perché è soggetta a dei cicli. Intorno all'America Latina c'è il ciclo El Niño, La Niña, che tende ad essere prevedibile perché è quinquennale, non è così stabile. Ma è chiaro che in quell'area lì la prevedibilità diventa un bene molto più percepito come un bene solido, qualcosa che ha bisogno di dare un prezzo. Non so quanti di voi avranno visitato lo Yucatan, che è la maggior destinazione turistica del Messico. Il turismo dello Yucatan ruota intorno a
alcune spiagge, ma poi soprattutto intorno al sito archeologico di Cicenizza, magnifico sito archeologico che a sua volta ruota intorno a un altare dove si praticavano sacrifici umani. I sacrifici dei migliori giovani di ogni generazione, i campioni di una specie di sport denigrante, a metà fra il basket e il football, che si giocava con palle pesantissime che dovevano essere mosse con i gomiti e le ginocchia. Allora, i campioni di questo sport qui, i Francesco Totti dell'epoca, invece di avere il premio Hilary Blas e la Ferrari, avevano il premio se gli si strappava il cuore e il loro corpo veniva gettato in una fossa. Chiaro che, pur col contesto culturale, questo è un atto traumatico anche per quelle società, ma era un prezzo altissimo da pagare, ma per cosa? Se voi andate a vedere la città maya, cosa chiedevano? Certamente in altri termini, ma chiedevano la prevedibilità del ciclo. Questi poveri giovani erano sacrificati per chiedere agli dei che arrivasse la pioggia nel momento in cui doveva esserci la pioggia. Noi non ci facciamo tanta attenzione perché abbiamo avuto in abbondanza questa prevedibilità, salvo annate particolari e cicli individuali. Allora, se siete d'accordo con me che tutti i nostri obiettivi che ci sono cari, come appunto la crescita, lo sviluppo, eccetera, non sono raggiungibili se non in condizioni di equilibrio con madre natura, anche di equilibrio economico, di equilibrio intimo, eccetera, ma in questo caso parlare di equilibrio con madre natura, dobbiamo capirlo questo equilibrio. Solo sull'equilibrio potrei martoriarvi 6 mesi, come faccio per i miei studenti, ma non lo risparmio. Vorrei sottolineare soltanto un aspetto di equilibrio, che è la sua globalità. Non esiste un equilibrio solo locale o solo settoriale. L'equilibrio è globale, anche se è composto dal concorrere di sotto equilibri. Allora, io vedo qui, già la sede mi dice che vi sto dicendo una cosa banale, perché chi viene a darci bellezza pensa local. E se io gli dico, guarda, che quello che succede con un video in Somalia è importante anche per te, io gli dico, sapete, non c'è mica bisogno che venissi tu a dirlo. Solo che ancora una volta dobbiamo stare attenti a una serie di automatismi interiori che ci portano, che ci fanno pensare che noi facciamo la cosa giusta, in realtà no. Nel 2009 due psicologi della Utah University hanno fatto un esperimento con i loro studenti, hanno diviso in due gruppi e hanno sottoposto ciascun gruppo alla stessa procedura con una piccola variante. Il primo gruppo, quello di controllo, al primo gruppo è stato raccontato che viveva in una città situata a 80 miglia da una centrale nucleare che è esplosa. Poi hanno proiettato filmati di Fallout radioattivo, roba del genere. Secondo gruppo, esattamente la stessa procedura, solo che gli hanno detto che vivevano non a 80 miglia, ma a 20 miglia, ma questa centrale si trovava oltre la frontiera. Hanno quindi misurato i livelli d'ansia dei due gruppi per scoprire che quella che hanno detto la centrale più vicina, ma oltre la frontiera, avevano un livello d'ansia marcatamente minore degli altri. Qui ancora abbiamo due possibili conclusioni. La prima è che quegli studenti fossero dei deficienti, ma mi sembra improbabile perché erano dei PhD in psicologia. La seconda conclusione è che anche dei PhD in psicologia o persino un membro di Legambiente inconsapevolmente si fa prendere da un fenomeno che si chiama border bias, sopravvalutazione delle frontiere. Che cos'è? È la proiezione ai nostri gruppi di un principio che era molto pratico, cioè quel che conta per me è quel che succede alla mia tribù, il resto conta meno. Ce l'abbiamo anche nei nostri proverbi, la carità conduce a casa tua. Solo che arriva a dei risultati paradossalmente fuorvianti. Quindi c'è questa globalità geografica che ci sembra assolutamente scontata, ma che noi ancora facciamo fatica in realtà a interiorizzare come direttiva, come direttrice della nostra azione, e c'è un altro aspetto della globalità che è quella sistemica. Cioè non esistono settori isolati, tutti interagiscono. Abbiamo una resistenza nei confronti anche di questo tipo di globalità che ha delle radici storiche ma più recenti. In pratica, il successo economico dell'Occidente non è dipeso tanto dalle teorie di Adam Smith. Adam Smith ha descritto l'esistente, non è il libero mercato. Dipeso invece da quello che ha introdotto un economista che l'ha seguito, che era David Ricardo, che ha parlato di specializzazione. L'Occidente, sto ancora strasemplificando l'economista, mi perdoni, ma l'Occidente è diventato più forte perché per primo ha sistematizzato la specializzazione. Questo ha avuto delle conseguenze economiche, ma ha avuto anche delle conseguenze culturali, anche nel dominio scientifico, che erano partite prima con
veicolo, eccetera, riduzioni e fondi. Ma in pratica noi viviamo in una cultura in cui tutto ciò che non è specializzato è considerato poco serio. Tanto è che non è una parola per chi cerca di mettersi nella roba, lo chiamiamo un tuttologo, che sicuramente non è un complimento. Ecco, se però noi, se voi siete d'accordo con me che in assenza di equilibrio globale, sia geografico che nell'interconnessione dei vari fattori che concorrono a questo equilibrio, noi non abbiamo la possibilità di raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo anche raggiungere la conclusione che bisogna imparare a diventare seriamente tuttologi. Abbiamo bisogno di professionisti che sanno mettere assieme le diverse componenti. Come fare? E qui veniamo all'evocazione del film Matrix. Abbiamo bisogno di una tabella delle interrelazioni tra i vari elementi dell'equilibrio. Potremmo farla a livello di ogni singolo elettrone, ovviamente non abbiamo la capacità computazionale, comunque non ci riusciremo perché la meccanica quantistica ci dice che non siamo in un ambito deterministico. Potremmo avere un livello molto più rozzo, ma comunque di finezza, una tabella che ha per esempio un valore di vulcano fino a tubo che erutta, con un algoritmo che la collega alla produttività agricola di qualche parte lì che diminuisce, che a sua volta c'è un algoritmo che la collega agli indici di Wall Street che cadono, e un algoritmo che collega Wall Street a mia zia Giuseppa che perde i suoi risparmi e quindi si suicida. Neanche questo livello di finezza abbiamo la capacità computazionale per gestire. Per cui io vi propongo la madre di tutte le matrici semplici. Una matrice non è più una in forma di matrice, che mette in relazione dinamica ambiente, sviluppo, pace e diritti dell'uomo. È antropocentrica, nel senso che se io fossi, invece di essere un essere umano, fossi il controllore cosmico della Terra, avrei degli altri termini. Cioè ci avrei messo asteroidi, tempeste solari, temperature di oceano e qualcos'altro. Dal punto di vista antropocentrico, questa è una matrice strabasica che però ci mette sulla strada a comprendere l'interrelazione tra queste varie componenti. Cosa ci dice? Ci dice che forse non esistono quei trade-off, quelle competizioni fra settori che pensavamo che esistevano. Ci dice che se per esempio c'è un accadimento ambientale che si chiama siccità, ambiente, questo avrà probabilmente sulla vita di alcuni contadini un impatto sull'ordine economico, sviluppo. Se questo succede in Italia, avviene una siccità, il salto conseguenziale è 1-2. Fattore ambientale, conseguenza economica, e lì riusciamo a contenerla dentro la sfera economica, perché entrano in gioco delle reti di salvaguardia. Il contadino si è assicurato, se non si è assicurato c'è una legge che decreta l'emergenza, che gli dà se questo contadino abita in Burkina Faso non ce l'ha, e allora il ciclo continua, perché per lui il mancato raccolto non è solo un fatto economico. Un mancato raccolto fa la differenza, ad esempio, fra mandare o non mandare i propri figli a scuola, e allora entriamo nella dimensione dei diritti umani. Quando voi avete compressione sulle speranze economiche e sui diritti umani, avete gli ingredienti delle migrazioni e della guerra. Allora, questa matrice che vi ho mostrato è la radice basica di un'altra matrice che è diventata, diciamo, l'orizzonte che si è data alla comunità internazionale per arrivare ad uno sviluppo nuovo, forse più integrale, più inclusivo di tutti gli aspetti che veramente concorrono al benessere della persona umana e che vanno, non negano, ma vanno oltre i classici fattori contabilizzati nei prodotti interni lordi. Che è questa, l'agenda 2030. Avrete notato che non è un caso che anche essa ha una forma grafica di matrice. Sono 17 obiettivi, non sono una lista di obiettivi, sono una matrice di obiettivi, perché questa riconosce, come non si faceva in passato, che l'obiettivo 15, la vita sulla Terra, non è in competizione con l'obiettivo 1, zero povertà, o con l'obiettivo 2, zero fame, ma che sono sinergici. Se noi miglioriamo la biodiversità, miglioriamo le condizioni di agricoltura, le quali a loro volta consentiranno di diminuire la fame e quindi la povertà, le quali a loro volta consentiranno di raggiungere meglio l'obiettivo 3, che è la salute, ma se l'infanzia è in salute può andare meglio a raggiungere l'obiettivo
tipo 4, che è quello di distruzione, eccetera, eccetera, e alla fine si crea un ciclo che si ripiega su se stesso, perché è un popolo che è, non è così povero, si nutre bene, ha la salute, è andato a scuola, è anche più capace di proteggere la sua biodiversità. Questa è una maniera di ragionare che è evidente, ma è assolutamente nuova. Perché? Perché prima, per esempio, i paesi del blocco sovietico definivano l'ambiente un lusso borghese che non ci si poteva permettere in nome dell'industrializzazione. Questa è ancora la mentalità che abbiamo radicato dentro, ma stiamo scoprendo che è sbagliata. Allora cosa facciamo? Facciamo due simulazioni. Prendiamo questa matrice qui e la mettiamo in moto in una prima ipotesi che non ci occupiamo dell'ambiente, lo lasciamo degradare, e in una seconda ipotesi per vedere cosa succede se invece ce ne occupiamo. Ed è questa seconda ipotesi forse la più importante. Primo scenario, dell'ambiente non ci occupiamo. Perché vi mostro questo losco figuro che sicuramente riconoscerete? Beh, non si può dire che Adolf Hitler sia stato il colpevole della Seconda Guerra Mondiale. C'era tutta una serie di fattori. Però certamente ha dato una buona mano. Se non che l'osservazione della vicenda di Adolf Hitler ha fatto compiere un salto di comprensione nella questione della guerra o della pace. Non ai filosofi e agli storici che avevano già capito tutto, ma a quei tonti dei miei colleghi che si chiamano policy makers. Perché? Perché Adolf Hitler non è andato al potere con un colpo di Stato. Ci ha provato. Nel 1923 non gli è andata bene, l'hanno messo in prigione, non tanto tempo, ma il tempo sufficiente per scrivere un noto capolavoro della letteratura che si chiama Mein Kampf. Nel Mein Kampf Adolf Hitler ha annunciato tutti i deliri che aveva in mente. E non è rimasto un manoscritto incluso nel suo cassetto, è stato letto. Nonostante questo, Adolf Hitler è stato liberamente eletto, e non da chiunque, dalla classe media tedesca, cioè la porzione di popolazione più istruita al mondo fra le due guerre, quelli che la domenica si riunivano in famiglia per suonare il brano assieme. Allora, è chiaro che arriva alla domanda, ma come mai? E questo ha scardinato l'analisi che c'era prima della questione della pace, perché prima tutta l'analisi si concentrava scrivendo la scelta o all'elite o allo Stato. L'elite non è così lontana il periodo in cui si pensava che per disinnescare la guerra fra Russia e Francia bisognasse far sposare la figlia di Nicolai con il figlio di Luigi. Lo Stato, in maniera un po' più evoluta, Bismarck, l'equilibrio di potenza fra Stati, ma in tutto questo la gente comune sembrava quantità negligiabile, non c'entrava niente, la scelta era per lo Stato o per i potenti. Invece, osservando questa vicenda, si scopre una cosa, che se noi affianchiamo, sarò molto impreciso, i grafici che descrivono il disagio della classe media tedesca, che ha l'inflazione, di cose del genere, ai grafici del gradimento del partito nazista mese per mese dal 1929 in poi, coincidono in maniera quasi perfetta. Scopriamo l'acqua calda, che cioè che di Hitler, eccetera, possono sempre nascere, ma la differenza tra la loro capacità o meno di incidere sulla realtà e orientarla è che hanno intorno una popolazione che li autorizza a premere il bottone rosso. Sembra un ragionamento molto storico, ma possiamo attualizzarlo con un piccolo esperimento mentale. Voi conoscete un certo Kim, che è al potere in Corea. Ecco, chiudete gli occhi e immaginate che per magia questo si trova primo ministro della Svezia. Quanto tempo dura? Molto poco. E i Kim, la dinastia dei Kim, che non sono stupidi, mantengono la loro popolazione sull'orlo della crisi, costantemente, perché sanno che in assenza di questa pressione socio-economica non sarebbero autorizzati a rimanere lì dove sono. Allora, prendiamo questo ragionamento che sembra non avere nulla a che vedere e proiettiamolo invece sui cambiamenti climatici. Prendiamo i cambiamenti climatici che sono quelli più discussi, ma non sono tutto l'ambiente, e anzi, per capire i cambiamenti climatici dobbiamo capire che non sono un fenomeno a sé stante parallelo con altre forme di degrado ambientale. Vi mostro uno schema diventato molto famoso, si chiama I confini planetari, elaborato da un gruppo di scienziati guidati dallo svedese Rockström. Questo schema è la sintesi della sintesi della sintesi per far capire veramente a tutti, ed è intuitivo. C'è un pianeta Terra con all'interno un circoletto verde che rappresenta l'area in cui i nostri prelievi o le modifiche che noi
applichiamo all'ambiente sono automaticamente ricostituiti o riparati dall'ambiente. Diciamo che è l'area in cui i nostri prelievi sono sugli interessi. Quando noi andiamo al di là di quest'area, nei nostri prelievi, le nostre modifiche, andiamo ad incidere sul capitale che non verrà automaticamente ricostituito. E questo grafico è suddiviso in 9 settori in cui il nostro agire umano è particolarmente significativo sugli equilibri della biosfera. Questo potrebbe dare l'impressione che c'è una settorializzazione, c'è una parte per i cambiamenti climatici, che sono il triangolo che punta verso l'alto, una parte per una cosa, una parte per l'altra. Allora, prima osservazione, i cambiamenti climatici non sono dipinti qui come il fenomeno in cui siamo andati troppo oltre la soglia di equilibrio, cioè più oltre, ce ne sono altri due in cui sembra che la situazione sia peggiore, uno molto tecnico, il ciclo dell'azoto, quello di risparmio, l'altro la biodiversità, che è di più intuitiva evidenza. Ma questo non ve lo mostro per dirvi guardate che i cambiamenti climatici, anche se ne parla tanto, non sono il vero problema. Non è questo. Il fatto è che dobbiamo capire che fra tutti questi settori si creano dei cicli cumulativi sinergici. Il cambiamento climatico comprime la biodiversità, la mette in difficoltà, ma la biodiversità compressa favorisce il cambiamento climatico e quindi si crea, ad esempio, a restringere le foreste, ma lì dove il terreno è la foresta, cede il passo a un terreno desertificato, la terra che prima assorbiva carbonio adesso la emette e quindi accelera, tutto si autoaccelera emergendo con questi 9. Allora, perché parlare di biodiversità? Perché poi noi visualizziamo il cambiamento climatico come un problema fisico che può danneggiarci. Ci sono degli impatti sulla fisiologia umana, le date di calore, ci sono degli impatti sulle infrastrutture dovute ad eventi climatici estremi come gli uragani, ma non è quello il vero problema, certo è un problema, ma non è quello il problema più grave. Il problema non è che il clima è l'orologio della biosfera e strettamente legato al clima c'è il funzionamento coerente di tutta la macchina della biodiversità. Se non arriva la primavera nel momento in cui ce l'aspettiamo, non è un problema solo per il contadino, è un problema anche per il mondo animale, perché i parti nella stagione in cui ci si aspettano i frutti. Quindi c'è un'interazione tra questi e il valore che ci danneggia veramente non è tanto che il clima impazzito crea danni qui e lì, è che viene sregolata tutta quel tessuto di vita da cui noi traiamo il nostro sostentamento, nella sua irregolarità si crea quel problema che avevamo visto prima. Allora, cosa fa il cambiamento climatico? Aumenta la temperatura, adesso stiamo per vedere come no, il cambiamento climatico nella tensione tra caos ed equilibrio aumenta la frazione di caos, l'imprevedibilità. Non è una questione di più caldo che freddo, è una questione di più energia che si mette in circolo in maniera disordinata. La biodiversità è in queste condizioni. Questo è un grafico che descrive la perdita di specie in tutto il periodo. Negli ultimi 50 anni, spara verso giù. Si chiama un grafico hockey stick. I naturalisti descrivono questo periodo come Great Acceleration o anche come sesta transizione biotica. Transizione biotica è un parolone per dire estinzione di massa. E specificano che questo episodio di estinzione di massa si distingue da tutti gli altri 5 che, per quanto ne sappiamo, l'hanno preceduto per due ragioni. La prima ragione, che sembra che sia la prima volta che un'unica specie è autrice di questo tipo di cambiamento epocale, e su questo concordano i geologi che hanno deciso di intitolare la nuova epoca Antropocene, per segnare il peso della componente umana. La seconda ragione è che sembra che non ci sia mai stata un'estinzione così rapida nella storia della Terra, compresa l'ultima con cui noi abbiamo molta familiarità, che è quella del famoso asteroide che, secondo la teoria prevalente, 65 milioni di anni fa si dice ha fatto fuori i dinosauri. In realtà è tutto molto impreciso. Una parte dei dinosauri si sono sopravvissuti evolvendosi in uccelli. Quello che ha fatto è cancellare 8 specie su 10, sia nel mondo animale che nel mondo vegetale. Ma noi abbiamo l'impressione che sia stato un evento istantaneo. Vediamo che i documentari, che si vede l'asteroide arrivare a grande velocità, impatto, boom, cratere, onda d'urto, onda di fuoco, e sembra che in 5 minuti la Terra sia stata più o meno cucinata. In realtà l'asteroide ha messo in moto una serie di conseguenze che hanno portato sia a perdere 8 specie su 10,
ma in un arco di tempo valutato fra i 30.000 e i 100.000 anni. Ecco, se noi ci manteniamo sullo scenario di cambiamento climatico su cui siamo adesso, non sul peggiore possibile, su quello fantascientifico, eccetera, eccetera, entro la fine del secolo rischiamo di perdere 8 specie su 10. E poi vedremo perché. Questo lo facciamo in 250 anni dall'avvio della rivoluzione industriale. L'asteroide ci ha messo minimo 30.000, noi 250. Cioè, sì, ma allora a me che me ne frega, cioè, tutto sommato, io vivo nella mia umanità tecnologizzata, isolata nell'estrazione dei suoi bisogni dalla Terra, è una grande illusione. Anche le nostre civiltà tecnologiche dipendono ancora dai servizi che ci fornisce l'ecosistema, che non ci può fornire della sua diversità. Il che me ne frega, che diventa la domanda guida di questa esposizione, ce lo spiega meglio di tutto questo. Non so, io devo accelerare, mi avevo dato 70 minuti. Perché se no devo, cioè posso farlo, ma devo straccelerare. Okay. Va bene? Ok. Vai. Ok. Allora, perché ci importa, ce lo spiega meglio di chiunque altro questo anonimo pittore di murales a Londra. Voi sapete che le arti sono sotto pressione, per inciso questo è il mio desktop. Dipinge delle arti che se ne vanno, dicendo ragazzi, quando ce ne andiamo importiamo tutto dietro. Perché? Perché quando se ne va un pezzetto di questo equilibrio, come ad esempio le api, non se ne va solo la sua bellezza e presenza, ma se ne va anche la funzione che esso svolge nei confronti dell'equilibrio. Le api impollinano. L'economia ci dice che il valore delle api è in media di $3,250 l'anno per ettaro, e si sbaglia perché le riferisce soltanto ai campi coltivati. Ma le api non coltivano soltanto il filare di pesca del donno, non impollinano solo il filare di pesca del contadino, impollinano anche la foresta che c'è intorno, che a sua volta crea l'equilibrio idrico, eccetera, eccetera. Quindi questo è un concetto fondamentale: quando crolla un elemento di questo che concorre a formare questo equilibrio, non sparisce solo la sua presenza e bellezza, sparisce anche la sua funzione nei confronti del resto dell'equilibrio. Noi possiamo avere una limitata e forse fuorviante empatia nei confronti dell'orso bianco, no? Cicciottello, peloso, cicciottello di bere, eccetera, ma non abbiamo empatia nei confronti degli artropodi, pollinatori, che tutto possono pure pungerci. Figuratevi che empatia abbiamo nei confronti di questi. Questi che vi mostro si chiamano plancton, fitoplancton e zooplancton. È messo in pericolo da un fenomeno che gli scienziati chiamano il fratello dei cambiamenti climatici, anzi il fratello malvagio dei cambiamenti climatici, che è l'acidificazione dell'oceano. In pratica sapete che il riscaldamento globale dipende in gran parte da un eccesso di emissioni di anidride carbonica, circa un terzo di questa è assorbita dagli oceani, dove si trasforma in acido carbonico. Le acque oceaniche diventano più acide, solo che già la nonna ci insegnava che se vogliamo spostare il lavandino dobbiamo farlo con l'aceto, il calcare si fa fuori con un acido. E questi qui hanno degli scheletrini, hanno una funzione di biocalcificazione che in acqua più acide diventa difficile. Quindi finora la loro riproduzione si sta rendendo sempre più difficile, perché l'acidità dell'oceano sta aumentando, ma a un certo punto verrà una soglia dove si passa dal più difficile all'impossibile. E questa soglia è un salto di paradigma. Vuol dire che in brevissimo tempo passiamo a una possibile sparizione del plancton. E allora la domanda che mi propongo è: diciamo, a me che ci vado mica a cena con lo zooplancton. Sì, però alla base della catena trofica, la catena alimentare marina. Quindi è probabile che a catena ci sia una grossa contrazione della vita marina. A me, il 12% dell'umanità vive di risorse del mare, vabbè, mangeranno pollo. Il 17% delle proteine delle nostre diete viene dal mare, e vabbè, mangeremo più bistecche,
ma non possiamo dimenticarci che il 55% dell'ossigeno che respiriamo è prodotto dalla vita marina e che quindi potremmo trovarci in una situazione in cui un'oncia d'aria costa più di un'oncia d'oro. Allora, in questa condizione che cos'è il cambiamento climatico? I media usano delle espressioni che sono assolutamente fesse per comunicare quello che sta succedendo, e anche gli scienziati. Gli scienziati ci dicono che la temperatura media globale è aumentata di circa un grado. Alzi la mano, istintivamente ha paura. Cioè, guarda, la stanza dove dormi te la riscaldo di un grado. Ma che cos'è questo grado distribuito su tutta la superficie terrestre? Non è una misura del calore, è una misura dell'eccesso di energia che introitiamo, che non viene dissipato nello spazio, che è un'energia che non si incanala nelle strutture della biosfera che vivevano in equilibrio, inizia a circolare libera e quindi immette più caos, più imprevedibilità, più estremi, oscillazioni preestremi. E quant'è questa energia? Non l'ha calcolata Greenpeace o legalmente, l'ha calcolata la NASA, è equivalente a 400.000 bombe atomiche al giorno. Nel nostro pianeta, che ci sembra grande, ma che in realtà è piccolo, diametro più o meno 12.000 km, noi introitiamo l'equivalente dell'esplosione di 400.000 bombe di Hiroshima al giorno, di energia che si mette a circolare libera, a creare caos. Fa vibrare degli elementi dell'ecosistema che dopo un po' entrano in risonanza con altri elementi dell'ecosistema. No? Se un pilastro inizia a vibrare e poi l'altro entra in risonanza, i due crollano, perché la vibrazione dell'uno provoca l'amplificazione della vibrazione dell'altro. E questo ci permette di capire anche un'altra cifra che viene sempre diffusa dai giornali, ma che non è mai troppo spiegata. Avrete sentito dire che non si vogliono sforare a 2 gradi, no? Questa cosa l'avete sentita dire, ma qualcuno ha mai spiegato perché? Perché se passiamo da 1 a 2 gradi dobbiamo affrontare il doppio dei casini che già vediamo? Beh, intanto non sarebbero il doppio perché ci sono dei fenomeni di crescita esponenziale. Ma non è quello. Il fatto è che intorno a quella soglia lì si mettono in moto delle risonanze. Si mettono in moto in maniera decisa, cioè dei cicli cumulativi che portano automaticamente e senza neanche più l'intervento dell'uomo la biosfera su un equilibrio nuovo assestato su aumenti di temperatura superiori ai 4,5 gradi. E questi sono gli scenari in cui si perdono 8 specie su 10, che sono realizzabili entro la fine del secolo. Non ho il tempo naturalmente perché ci sono 11 cicli di questo tipo che sono stati identificati, ne accenno solo uno per darvi un'idea. Permafrost. Abbiamo la stessa reazione che abbiamo nei confronti del plancton, cioè il trattamento del permafrost a me. Tanto, credo sia lontano, cioè non un po' sulle Alpi, ma per lo più in Siberia, eccetera. Copre circa il 20% delle terre emerse, quasi nessuno sa che cos'è. Il permafrost sono i terreni che sono rimasti perennemente congelati dalla fine dell'ultima glaciazione. Con l'aumento delle temperature, che è particolarmente pronunciato in quelle fasce a causa di un alto ciclo cumulativo dell'albedo, il permafrost sta iniziando a fondere. Solo che il permafrost non è ghiaccio, sono terreni, e i terreni a loro volta non sono solo minerali inerti, sono per lo più materiale organico, funghi, batteri, carcasse, foglie, eccetera. E voi sapete che la chimica organica è la chimica del carbonio. Vi sarà capitato di dimenticare una bistecca estratta dal congelatore fuori, e dopo un giorno quella puzza è il sintomo che c'è una decomposizione che immette carbonio nell'aria. La decomposizione di questo materiale organico scongelato immette carbonio sia come anidride carbonica sia in un'altra forma che si chiama metano. Solo che il metano ha un potere termogenico, cioè di riscaldare, fino a 60 volte superiore rispetto a quello dell'anidride carbonica. Quindi cosa sta succedendo? Abbiamo innescato un ciclo per cui io ho riscaldato, il permafrost si scioglie, rilascia carbonio, quindi riscaldo di più, quindi il permafrost si scioglie di più. Per darvi un'idea del potenziale di questo ciclo, vi dico, io ero a Parigi quando si è negoziata la famosa COP, che ha avuto come esito un accordo politico. C'erano degli altri, degli scienziati, che avrebbero voluto un accordo quantitativo di 2 righe. Ci impegniamo a sottrarre dalle emissioni previste 18 gigatonnellate equivalenti di carbonio, misura suggerita agli scienziati per evitare di entrare in una zona più o meno catastrofica. Una volta non è stata né Greenpeace né il forum di Porta Alegre a calcolare il potenziale di questo ciclo del permafrost, è stata l'agenzia americana che si occupa di oceano e atmosfera, che ci dice che potremmo, se lo facciamo
Accelerare ci porta a rilasciare non 18 ma 90 gigatonnellate equivalenti, sufficiente ad aumentare la temperatura media di 3,5 gradi e di aumentarla sull'Artico di più di 8 gradi. Siamo sempre in scenario di perdita di 8 specie su 10. Adesso, va bene, lasciamo che queste sono prove del fatto che è già in atto. Questo è un cratere in Siberia, un tipo nuovo che inizia a comparire. Le scienziate si sono interrogate sull'origine, diverse risposte, tra cui quella che siano stati gli UFO, ma la maggior parte degli scienziati ritiene che questi nuovi crateri siano dovuti all'esplosione di sacche di metano, per questo tipo di cose. Questa è la stessa roba che sta succedendo sui fondali del mare, ma sono messi. Allora, in quest'area, in questo campo, giocano impatti non lineari, cioè delle soglie per cui le cause si sono accumulate nell'ombra e poi le conseguenze vengono fuori tutte assieme. Ma vi ricordate il ragionamento su Hitler? La guerra, la destabilizzazione c'è quando la gente è sotto pressione socio-economica. Impatti non lineari, proviamo a considerare questo scenario qui. Questi sono i ghiacciai dell'Himalaya del Pamir. Fonderanno, e non fonderanno gradualmente in proporzione all'aumento della temperatura. C'è un effetto di soglia, non ho il tempo di spiegarlo. A un certo punto collassano. E a me, quel perno, forse con me, così lontano l'Himalaya. E poi sì, va bene, perdiamo il paesaggio alpino, lo Yaka, il controllo tibetano, però sono valori importantissimi. Però a parte questi, non dobbiamo dimenticarci che quando si perde un elemento dell'equilibrio, se esso animato o inanimato, si perde non solo la sua presenza, ma anche la sua funzione. I ghiacciai hanno tante funzioni, ce n'è una che è particolarmente importante per noi, sono i regolatori del deflusso graduale a valle dell'acqua. Questa è una zona monsonica. Durante la stagione umida i ghiacciai ritengono un eccesso d'acqua e poi lo fanno defluire gradualmente a valle. Durante la stagione secca saltano i ghiacciai, a valle il clima diventa improvvisamente caratterizzato da una disastrosa alternanza di siccità e alluvioni. Vuol dire che in breve tempo salta l'agricoltura, le infrastrutture, eccetera, eccetera. Da questa fascia di ghiacciai si ripartono fiumi che irrigano piane su cui sono stanziate 1.400.000 di persone. Adesso, seconda guerra mondiale, grosso contributo di uno stress socio-economico di 30 milioni appartenenti alla classe media tedesca. Qui abbiamo 1.000.000 di persone che invece del valore dei loro risparmi perdono il riso, l'acqua, le infrastrutture, eccetera, eccetera. Aggiungiamo questo bel mix che in quest'area quattro stati, India, Cina, Pakistan e Russia, hanno le bombe atomiche e Houston we have a problem. Solo che il mio lavoro non è Nostradamus, non sono venuto qui ad annunciarvi l'inevitabile fine del mondo, perché la differenza è che adesso sappiamo che funziona così e quindi possiamo, e questo possiamo, correre ai ripari. Anzi, il mio lavoro è proprio questo, io mi occupo di spezzare il nesso fra degrado ambientale e instabilità. Questo è uno scenario futuribile, lasciamo perdere l'estero, ma tutto questo è già in atto. Vi mostro una mappa della porzione settentrionale dell'Africa, che è per lo più di deserti, che sono stati deserti per migliaia di anni. In queste zone alcune popolazioni si sono stanziate, hanno trovato un modo di vita che è compatibile con l'aridità, la poca generosità dell'ecosistema del deserto. Solo che in quest'area c'è pure una fascia dove non c'è il deserto, c'è la desertificazione. Se noi mettiamo sul piatto della bilancia obiettivamente la generosità dell'ecosistema del deserto e quella della natura, nella fascia della desertificazione, quest'ultima è ancora più generosa. Cioè, in assoluto è meglio stare nella fascia della desertificazione, che è il Sahara profondo. Solo che qui quello che sta succedendo è che la prevedibilità dei cicli della natura sta saltando. La natura non offre più i frutti che le società si attendevano e quindi salta di conseguenza l'organizzazione socio-economica. Allora guardate un po' cosa succede. Questa è la fascia in cui sono concentrate la fame e i conflitti. Questa è la fascia in cui sono concentrate le dinamiche terroristiche. Questa è la fascia in cui sono concentrati i traffici illeciti di ogni tipo, esseri umani, droga, armi, eccetera. Guardate un po' da dove vengono, 9 su 10 di questi migranti che ci fanno tanto preoccupare. Tanto noi ci preoccupiamo, sono arrivati 385.000 migranti l'anno scorso. Ecco, in Africa sembra che ce ne siano in moto 12 milioni, in Egitto 4 milioni, in Iran 4 milioni di afghani, qua un aumento di quasi del 25% della popolazione del Libano, eccetera, eccetera, eccetera.
Allora, non ho il tempo, vi salvo perché c'è tutto questo, c'entra con le primavere arabe, c'entra con la Siria, eccetera, ma arriviamo almeno a questo che ci incarna in una situazione umana, quello che secondo la teoria. Nel cuore del Sahel c'è il lago Chad, il cuore idrico di quella regione. Storicamente ha sempre avuto una tendenza alla variabilità della propria superficie, solo che in 40 anni a un certo punto si è ristretto di 18 volte. Il lago di Aral in Asia si è ristretto 13 volte. Lo dico, provate a. È un'analogia forzata, ma insomma, vi do un'idea. Provate a immaginare noi, Stato ad economia tutto sommato ricca, integrata con l'Europa, eccetera, dove ci troviamo se il Mediterraneo si restringesse di 18 volte in 40 anni. Noi siamo in ginocchio. Il turismo della Romagnola, città come Genova o Napoli, che invece del mare sono di fronte a una distesa di fango sgretolato, le navi così. Tutti questi nostri prodotti che fanno molta fortuna, slow food, molte cose che sono assolutamente sensibili al dato climatico sconvolto. Ecco, intorno al lago Chad ci sono quattro stati fragili e popolazioni che da sempre vivono in una specie di tensione immanente, quella fra pastori e agricoltori. I pastori detengono le proteine animali, che sono molto importanti, ma non hanno la terra perché sono nomadi. Gli agricoltori hanno la terra e lo strato vegetale, la nutrizione. C'è una competizione che può esplodere, ma che era risolta dalla prevedibilità dell'ecosistema. Fin tanto che le stagioni erano prevedibili, i flussi di pioggia, eccetera, erano prevedibili, c'era un periodo in cui i contadini sapevano che avevano convenienza per fare i pastori, perché con le mandrie o con le greggi fertilizzava il terreno. Si restringe il lago, salta questa prevedibilità, questo non funziona più. Allora, non sorprendiamoci. Se una cosa folle che avrebbe dovuto essere di nicchia diventa un fenomeno di massa come Boko Haram, e ho scelto appositamente un giornale di destra, uno di quelli che fanno strane collegamenti con Wall Street Journal, ci dice che Boko Haram è uno dei grandi motori delle migrazioni. Vedo che non c'ho tempo, questa è la trasposizione sul fenomeno dell'Hanghar e di tutte queste cose, ma insomma andiamo alla parte, ho finito di farvi paura. Perché quello che vi ho mostrato è questa matrice ambiente, sviluppo, diritti umani, pace, messa a ruotare cumulativamente nel senso sbagliato. Solo che questa stessa interrelazione noi possiamo attivarla in senso inverso. Se noi dovessimo prendere tutta questa serie di problemi, terrorismo, traffico illecito, degrado ambientale, diritti della donna, eccetera, e affrontarli uno per uno, cioè abbiamo poche speranze. Se invece ci accorgiamo che sono tutti connessi in un ciclo, e che possiamo invertirne la direzione, vuol dire che con risorse minori, ben mirate, diciamo in termini un po' assolutamente keynesiani, lì dove c'è il moltiplicatore migliore, nel settore che presenta il moltiplicatore migliore, noi possiamo fare in modo che certi investimenti rimettano in moto un ciclo. E quello che stiamo scoprendo sul terreno, noi non siamo economisti, siamo operatori della cooperazione e dello sviluppo, lo stiamo scoprendo in maniera un po' empirica sul terreno, è che se vai ad agire sulla sanità dell'ambiente, trovi il settore in cui questo ciclo si mette in moto nella maniera più efficiente. Il rapporto spesa-risultato è il migliore. Per provare a capirlo, partiamo ancora una volta da qualcosa che è lontano, il settore della nutrizione. Vi mostro qui due piramidi. La prima è molto nota, si chiama piramide alimentare, cioè avevamo tutte le parti, anche sulle riviste, al parrucchiere, Health, eccetera. Ecco, la piramide che ti dice in che proporzione dovresti nutrirti di ciascuna categoria di cibo per essere in buona salute. Quindi al vertice poca carne rossa, un po' più di proteine da altre fonti, ma fondamentalmente una dieta vegetale, di fibre, eccetera. Il fatto è che se noi affianchiamo questa piramide alla piramide dell'impatto di ciascuna categoria di cibo sull'ambiente, tendono a coincidere quasi perfettamente. Cosa vuol dire? Che quanto più un certo cibo consumato in eccesso fa male alla mia salute, tanto più la sua produzione fa male alla biosfera. Cioè, accidenti, che coincidenza del settore alimentare! Invece no, è un paradigma di come su tutto possiamo relazionarci all'ambiente. La stessa piramide io potrei farla, per esempio, nel settore del trasporto. Ci abbiamo l'equivalente di quello che mangia solo hamburger, che nel settore del trasporto meccanizzato individuale prende il super per andare a comprare il giornale a 200 mezzi. Anche lui, se si fa la sua piramide del trasporto salutare, scoprirete che
Man mano che il gesto diventa più salutare, contemporaneamente diventa più sostenibile. Io ho una scommessa aperta su internet, quindi trovo un settore in cui non è così, e possiamo anche aggregarli tutti quanti per dire che, in effetti, un'attività umana che produce benessere, quello vero, che include anche la salute, la socializzazione, eccetera, tende ad essere sostenibile. Questo cosa vuol dire? Noi possiamo risolvere la cosa non affrontando il sacrificio di, ma risolviamo il problema ambientale cercando la nostra vera realizzazione. E fin qui siamo un po' filosofi. Solo che, osservate un po' bene, se io mi nutro nel modo che è veramente migliore per il mio benessere, creo sostenibilità. Immaginiamo per un momento che questo discorso sia ricevuto in Occidente, che gli occidentali inizino a mangiare secondo la piramide alimentare. Cosa fa questo? Questo scambia nella polarizzazione del mondo fra 1,5 miliardi di persone che sono in condizione di obesità, cardiopaticità, eccetera, sto parlando di quelli che sono prossimi alla patologia, 814 milioni di persone che non hanno accesso. Cioè, la fai facile, c'è un problema di distribuzione, sì, fino a un certo punto, perché se quella gente lì inizia a mangiare secondo la piramide alimentare, ci sono meno pressioni sul mercato per andare a sottrarre terra ai contadini, per esempio. Se non c'è bisogno di produrre tutti quegli hamburger per gli Stati Uniti, ci sono meno ragioni anche a catena per prendere un sacco di campi e coltivare il soia. Per cui, diciamo, si ha automaticamente una redistribuzione delle risorse nel senso della giustizia. E questo che sembra magia, in realtà è normale. Cosa vuol dire sostenibilità? Sostenibilità vuol dire che io prelevo dalla natura tutto quello che mi serve e che, ma non mi serve in maniera pauperistica, scetica, fino al punto in cui mi serve. Oltre un certo punto, per chi la conosce, evoco quel concetto della curva proprietà marginale, quel di più che ho mi intasa la vita invece di servirmi. Allora, cos'è sostenibile? Io non vado oltre il mi serve, non cado nella trappola di quel di più che mi intasa la vita. Se succede questo, abbiamo il mio benessere costruisce sostenibilità, la quale a sua volta ridistribuisce le risorse, ma torniamo al ragionamento di Hitler. Se io ho redistribuito le risorse, ho creato per esempio un mondo in cui ogni bambino ha accesso alle proteine di cui serve per poi proiettarsi come elemento attivo il futuro del mondo, abbiamo un mondo in cui gli Hitler e i fondatori di Boko Haram sono probabilmente presi a sassate. Io vedo un'impazienza sul tempo. Tutto questo potrei a questo punto tradurlo tecnicamente sulle migrazioni, ma tutto questo, il trasporto sul problema delle migrazioni, ci porta a quello che vi dicevo prima. Se noi creiamo delle strutture di cosviluppo, con questi paesi abbiamo un ampliamento della nostra ricchezza, sia in termini di PIL che in questi termini più ampi, focalizzati dal BES, dall'Agenda 2030. Se noi lasciamo che il bubbone scoppi in Africa o dove sia, ci sono 79 anni in cui si stanno creando questi meccanismi, ci tagliamo fuori dall'interazione economica con quelle regioni, creiamo una bomba che ci scoderà in bocca, perché è come mettere la pentola a pressione, e ci priviamo del miglior meccanismo esistente, quello più efficiente di cooperazione allo sviluppo. Perché se io vado, come si dice, ad aiutarli a casa loro con fondi pubblici, ho una certa dose di inefficienza che è connaturata al fondo pubblico, al fatto che deve passare dal mio governo al tuo governo, che ci sono spese amministrative, eccetera. Se io invece, come ha fatto l'Italia dopo due guerre, mi affido alle rimesse degli emigrati, per esempio faccio una grande operazione egoista, perché quello che dovrei fare io lo faccio fare a te che già vieni da quei guai, ma in più tu lo fai in maniera molto più efficiente e molto più mirata di me che lavoro nella cooperazione allo sviluppo. L'ho già preso troppo tempo? Grazie. Allora, se volete fare qualsiasi domanda, abbiamo pochissimo tempo, però possiamo fare. Se non c'è nessuno, un attimo.
vivere in modo così lucido, cosa possiamo fare meglio? La tua domanda è breve, ma non riesco a darti una risposta breve, perché a parte le liste di cose tipo spegnere la luce, prendere di più la bicicletta, che sono banali, c'è un metodo per andare ad individuare qualche gesto nella propria vita che, mentre aumenta la tua sostenibilità, deve avere una condizione essenziale o che ti fa guadagnare di più o che ti fa stare meglio. Se non è così, diventa come la dieta che rimandi ogni giorno, magari all'inizio una settimana, con una settimana l'hai mollata. C'è un metodo per andare a individuare delle scelte nella propria vita che sono sostenibili, a cui tu aderirai, non tanto in nome del bene comune, ma perché realmente ti migliorano la qualità della vita individuale. No, io condivido tutto, però mi veniva in mente una riflessione da fare. Trovo, prendendo una di quelle aneddote da Ebraici, qui dice l'uomo, c'è un signore che povero, disgraziato, va da uno e gli chiede un ricco, gli dice dammi un po' di soldi, un po' di soldi per te lo campare. Quello poi lo trova dentro un ristorante che sta mangiando le cose migliori e dice no, io ti do i tuoi soldi. Tu vedi dove li porti. E lui dice, certo, ma se io questi soldi non li uso per mangiare bene, che ci sto a fare? Se questo è uno dei motori dell'umanità, che Freud usa per usarlo come uno dei motori dell'umanità, dice, allora, come riusciamo a far rendere compatibile? Come facciamo a spiegare a un essere umano che insomma è arrivato in condizioni un po' strane, perché quelle cose sono in Sutienzi tanti anni fa mi spiegò perché era fondamentale questo tipo di processo. Però lì c'è questa questione, il pane e le rose. O noi riusciamo a spiegare nell'immaginario, a decolonizzare e a fargli spiegare che c'è una prospettiva di vita differente e a rompere quel meccanismo del profitto, ma allora dobbiamo spiegare, cioè, dobbiamo dire il nome e cognome, a rompere quella catena, oppure le persone dentro il meccanismo di accumulazione si troveranno indipendentemente da ogni volere dentro questo meccanismo che è infernale. Tutto qui. Sono economista che ha parlato prima di me, per cui ancora una volta semplificazione dovuta alle esigenze di brevità. Mi spiace, non sono d'accordo. Se noi entriamo in questo meccanismo, noi aumentiamo anche il profitto vecchia maniera, solo che è redistribuito per tutti. Non c'è il perdente. Può sembrare un po' così, un po' illusorio, ma non lo è, e lo stiamo sperimentando sul campo. Noi stiamo portando persone della diaspora a investire sul recupero delle terre che hanno dovuto abbandonare perché erano desertificate. Passo l'eredità al 7%. Io non ci perdo, lui non ci perde, anche il mercato globale. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di complicazioni, perché non possiamo farli investire nell'agricoltura tradizionale, che è un'agricoltura che è molto impronta sullo food, alla biodiversità si chiama. Troppa complessità per il tempo che ho a disposizione adesso. Però quel paradigma è superato. Se noi ci mettiamo in relazione con il contesto naturale, ci sono una serie di win-win che ci sembravano impossibili e che invece emergono. Vedo che non sono d'accordo, ma una domanda invece delle serie aveva scritto parlare di sovranità alimentare e se sì, cosa ne pensa? Noi lo chiamiamo empowerment, va ben al di là dell'alimentare. Significa che il mondo non funziona in maniera efficiente, quindi non solo in termini di produzione dei materiali, in termini di produzione di benessere, pace, stabilità, probabilità, eccetera, se ci sono situazioni troppo spinte di eterodirezione dei destini, tutti quanti. Questo riguarda gli alimenti, riguarda il gender empowerment, riguarda insomma. Tutte le nostre azioni sono indirizzate a fare in modo che ciascuna comunità raggiunga un livello sufficiente di dignità per poter responsabilmente prendere in mano il proprio destino e la gestione del territorio su cui questo destino si può
svolgere. Se non si fa così, si creano dei meccanismi di sussidio infiniti che poi portano delle distorsioni e più male che bene. Non è solo una questione etica, è una questione di efficienza. Il mondo scientifico che confuta il concetto di effetto diretto, no? Da parte dell'attività umana sul riscaldamento globale. Come confutare, cioè, a nostra volta questo tipo di opzione? Questa posizione ha due determinanti: o la visibilità mediatica da parte di alcuni che non avrebbero altrimenti, cioè è meglio fare il bastian contrario per farsi intervistare, ma questi sono pochi, oppure una reazione che ha delle radici più profonde. Per esempio, perché il Midwest americano tende a negare i cambiamenti climatici? Quell'elettorato di Trump, che ha eletto Trump, sarebbe molto contento nel vedere la prova che l'età della Terra si computa sommando l'età dei profeti. Ma perché? Perché questi sono calvinisti, quindi arrivano con l'idea che la loro trasformazione, col loro lavoro della terra, eccetera, eccetera, gli ha dato dei frutti che sono una benedizione del Signore. L'idea che questa trasformazione che li ha resi ricchi con lavoro da quello sta mandando a scatafascio la creazione, li mette in tilt interiore, e quindi ci sono dei fenomeni di rifugio. Allora bisogna andare ad agire su quel livello là. A livello nazionale, 100% delle accademie scientifiche nazionali, compresa quella americana, affermano che il cambiamento climatico c'è ed è di origine umana. 99,% dei papers peer reviewed a livello scientifico lo dicono, cioè a livello scientifico il problema non esiste, non c'è la negazione scientifica, sono quattro cose. Il problema è, sono queste pance profonde oppure questi protagonismi. A questi non si può rispondere sul piano razionale, si deve prendere dal punto di vista empatico, andare a capire dove sono le ragioni e circoscrivere, se veramente ci interessa, perché poi alla fine non è che necessariamente che dobbiamo convincere tutti quanti, noi dobbiamo metterci in moto e possiamo farlo benissimo anche senza certe comunità del Midwest. Poi sì, ci leggono Trump, ma Trump in realtà è stata una benedizione per noi, perché dopo Parigi, se non avessero eletto Trump, c'era un sentimento di assuefazione, c'era il problema risolto. Invece grazie a Dio è arrivato lui che ha rimesso tutti quanti in moto, ha fatto in modo che una ventina di stati americani dicessero no, noi vogliamo, ha fatto in modo che la Cina prendesse una leadership sulla riconversione verde e